Quest'anno diciamo una panoramica così, insomma, un po' ad ampio spettro come gli antibiotici. Quest'anno direi ancora di più, siamo ospitati nell'Università di Palermo dalla professoressa Argo e il congresso si arricchisce di un pomeriggio, il venerdì pomeriggio, prima giornata del congresso, dedicata a tematiche di odontoiatria forense e di penale. Parleremo di identificazione, di valore della prova, ci saranno relatori importanti e quindi tutto il venerdì pomeriggio è dedicato a queste tematiche. Nella giornata del sabato invece gli argomenti saranno più civilistici per quanto riguarda la mattina e la prima parte del pomeriggio e poi si accentreranno sulle tematiche di odontoiatria clinica sempre in correlazione con la responsabilità professionale. Come sempre il congresso si rivolge agli odontoiatri, ai medici legali e agli avvocati che quest'anno speriamo siano particolarmente numerosi. Contiamo di ripetere e auspicabilmente addirittura migliorare il successo del convegno di Siena dell'anno scorso. La Sicilia risponde sempre con molto entusiasmo alle nostre iniziative, quindi siamo speranzosi che anche quest'anno la SIOF rappresenti bene le proprie competenze nel territorio siciliano. Allora, per chi fosse curioso di sapere come mai ci sono tutti questi rumori, diciamo che siamo a Fioggi, un congresso organizzato 13-14 settembre, organizzato dal professor Riva, e abbiamo avuto degli esponenti come relatori a partire dal professor Burcelli, quindi appartenenti alla SIOF, e quindi c'è questa grande, non solo con l'INAIL ma anche con C1 Quadri e anche col CNEL, c'è quasi una partnership. Sì, io voglio ringraziare il professor Riva per l'invito esteso a SIOF che è stata ampiamente rappresentata, c'è stata una relazione introduttiva fatta dal nostro presidente emerito, il professor Buccelli, sull'intelligenza artificiale, ha parlato poi il professor Pierpaolo Di Lorenzo che è il nostro vicepresidente e adesso il dottor Gianni Barbuti ed io parteciperemo alla tavola rotonda. Quindi allora, grazie professor Riva. Molto importante questo rapporto sempre più stretto con Union Quadri, con il CNEL, e oggi parleremo di prevenzione, entra in gioco la parodontopatia, la prevenzione della parodontite, quindi argomenti molto cari al nostro mondo odontoiatrico.